In questi giorni, senza poter andare da nessuna parte, i miei capelli stanno avendo diversi problemi e non posso andare a tagliarli e io non so tagliarmeli da solo. Ma potrei risolvere questo problema con un cappello oppure con un copricapo, qualcosa da mettermi in testa. Problema risolto. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti. Questo è podcast italiano, il podcast e canale YouTube per imparare l'italiano attraverso contenuti autentici. Io mi chiamo Davide e mi sono laureato per la seconda volta. Ma che significa laurearsi? Beh, l'avete letto qua probabilmente. <ride> Comunque significa prendere una laurea, cioè concludere un ciclo di studi all'università. Per chi non mi conoscesse io avevo già una laurea, un bachelor, si chiama in altri paesi, in italiano laurea triennale, cioè di tre anni, in traduzione e interpretariato. E adesso ho ottenuto una seconda laurea, la laurea magistrale, quindi masters, in lingue per la comunicazione internazionale. E tra l'altro non solo io, anche Erika si è laureata e abbiamo registrato un episodio di riflessioni senza trascrizioni sull'argomento, su questi cinque anni di università, perché abbiamo fatto cinque anni di università insieme, e uscirà tra qualche giorno. A proposito, da dove deriva la parola laurea? Che parola strana? Beh, questo in latino si chiamava... Laurus, ehm, in realtà in italiano si chiama alloro, ma perché l'alloro, perché questa pianta? Beh, deriva tutto dalla mitologia greco-romana in cui l'alloro era una pianta che simboleggiava eh, la vittoria, l'onore, la gloria. E proprio in Italia nel Medioevo è iniziata la tradizione di incoronare i poeti, che diventavano poeti laureati, i poeti più bravi, i poeti più illustri, quindi poeti che avevano una corona d'alloro in testa, laureati. E la tradizione dei poeti laureati è continuata anche in altri paesi, ma mi risulta che solo in Italia, correggetemi se sbaglio, eh, si dia l'alloro, si mette una corona d'alloro ai laureati, adesso intendo come le persone che finiscono l'università. Che dire, in questo periodo è meglio avere una corona che il corona, direi. Questa battuta l'ho copiata ad Erika, lo ammetto. Però vi starete chiedendo, ok, ma come... Come hai fatta a laurearti se non puoi uscire di casa, non c'è una sorta di cerimonia? Sì, perché l'ultimo passaggio è discutere la tesi. Noi non diciamo a proposito difendere la tesi come in altri paesi, non parliamo di difesa ma di discussione. Discussione seguita poi da proclamazione, ovvero quando ti dicono che sei ufficialmente laureato. Questo ovviamente in questo periodo è vietato. Pensate poi che la laurea di solito in Italia è un evento pubblico, non è chiuso, quindi chiunque può andare, parenti, amici, il gatto, no, il gatto, gli animali forse no, però chiunque davvero può andare a vedere la laurea e quindi questo è davvero un classico esempio di assembramenti di persone che sono vietatissimi in questo momento. Quindi è avvenuto tutto su internet. Metterò in questo video anche qualche frammento di video di me che parlo a un computer, che sarebbe la mia presentazione. La tesi appunto verte intorno a un mio progetto che ho iniziato nel settembre 2016 di creazione di contenuti audiovisivi per eh, apprendenti della lingua italiana, quindi stranieri che imparano la nostra lingua. Si compone di podcast, che poi è il nucleo originario e fondante che ho... Eh, analizzato, è un canale YouTube che è venuto poi in un secondo momento ma che non ha esaminato perché la trattazione sarebbe stata eccessivamente vasta. Posso dire con orgoglio che è diventato uno dei progetti più conosciuti negli ultimi anni, almeno a livello di podcast, tra, almeno tra i cinque più conosciuti per la lingua italiana. Non nego che è stato un po' strano e anche un po' deprimente perché manca tutto l'aspetto di cerimonia, di Festeggiamento di poi in Italia è comune fare un pranzo oppure una cena di laurea con tantissimi invitati dove ti spacchi di cibo, mangi un sacco di cibo. Questo aspetto di convivialità e di festeggiamento chiaramente è venuto a mancare. La mia tesi era proprio su questo progetto. Ho analizzato il podcast come strumento per apprendere, per imparare le lingue. Vi metto anche il PDF con la mia intera tesi di 160 pagine. Non penso interessi a nessuno, ma magari c'è qualche pazzo tra di voi che vuole leggerla. Quindi come volete voi. E un elemento centrale della tesi era un questionario al quale qualcuno di voi qualche mese fa ha preso parte. 561 di voi, per la precisione. E vi ringrazio enormemente per questo, davvero è stato molto, molto importante il vostro contributo, sia per la mia tesi, ma anche per il progetto, perché sicuramente. Penso che ne gioverà. Ho scoperto che ho un pubblico, almeno del podcast, abbastanza anziano. È interessante perché qui in Italia nessuno ascolta podcast, o meglio, poche, poche persone, probabilmente giovani tra i 20 e i 40 anni. E invece io ho scoperto che nel mio pubblico ci sono tantissime persone che hanno più di 50 anni. Per esempio, un'informazione interessante che ho scoperto è che. Ehm, gli ascoltatori del mio podcast non sono così giovani come io mi immaginavo, eh, vanno anche oltre i 60, a volte anche 70 anni. Questo forse anche a riprova del fatto che negli Stati Uniti si tratta di una tecnologia che è meglio inserita a livello culturale, che è già eh, abbastanza diffusa. Potete votare nel sondaggio qui in alto per vedere se c'è qualche differenza tra podcast e YouTube ho anche scoperto e questo me lo immaginavo che il vostro livello è piuttosto buono cioè la maggior parte di voi sa l'italiano tra il B1 o il B2 o almeno dite di saperlo Forse anche questo a causa dei materiali che creo, che non sono molto per principianti. E ho anche visto che gli episodi per principianti non vi piacciono molto. L'80% di voi impara l'italiano per interesse verso la cultura, verso il paese. 30% perché ha origini italiane. La risposta poteva essere multipla, per questo non viene esattamente 100% ma di più. Solo il 10% per lavoro. E solo il 16% perché si vuole trasferire in Italia. E questo è bellissimo perché mostra una volta di più che l'italiano viene imparato per interesse verso l'Italia, per la cultura e non per ragioni pragmatiche eh, di lavoro, di studi, almeno dalla maggior parte delle persone. Ho scoperto che vi piacciono tantissimo gli episodi di livello avanzato. Che vi piacciono tantissimo le riflessioni senza trascrizioni e le interviste. E ho visto che tante persone non leggono le trascrizioni o le leggono solo qualche volta. Quindi anche questo a riprova del fatto che siete piuttosto bravi. Mi interessa, ma su YouTube voi usate i sottotitoli oppure, oppure no? Cioè, nei miei video intendo. Andate a votare qua didattizzazione del podcast perché il mio podcast è per apprendenti individuali e questa è la diciamo il pubblico principale di ascoltatori però chiaramente è un, un progetto che potrebbe essere anche proposto nelle classi anzi di questo non ho parlato nella tesi però io ehm, so per certo di classi di lingua italiana in vari paesi del mondo che utilizzano anche il, il mio podcast nelle domande aperte tante persone hanno detto che apprezzano la mia Pronuncia chiara indizione italiana, <ride> tanti apprezzano la qualità audio, tanti apprezzano la varietà dei contenuti. Che alla fine è la cosa per me più importante: che questi contenuti non siano noiosi, ma siano, non lo so, vi tengano attaccati alle cuffie, al podcast, al video su YouTube che state guardando. A tanti piace quando c'è interazione tra me ed Erika, o tra me e altri. Ospiti, e questo è vero. Secondo me, non tutti i podcast hanno un elemento di interazione, ma secondo me è molto importante sentire come i madrelingua parlano tra di loro. Però tanti sostanzialmente dicono hanno rotto le palle queste interviste con i poliglotti, con persone. Eh, ad alcune piacciono, ad alcuni di voi piacciono, ma ho letto varie volte che eh, sarebbe più interessante fare interviste ad altre persone e mi sto muovendo in questo senso, sì. Inoltre, a tanti non piace quando uso l'inglese e non ho capito bene se intendete negli episodi, forse nelle riflessioni senza trascrizioni, a volte spiego qualche parola traducendola in inglese ed è una cosa che sto cercando un po' di cambiare. Però io sono dell'idea e dell'avviso che l'inglese non faccia male, soprattutto se utilizzo due metodi di spiegazione, sia la spiegazione in italiano. Sia la traduzione in inglese. Penso che in questa maniera si massimizzino le probabilità che voi capiate una parola difficile. Uh, per la traduzione di queste variazioni di registro, uh, le due macro categorie sono quella della riproduzione e quella dell'originale. Per esempio... <coughs> Quindi tutto è andato bene e voglio di nuovo ringraziare tutte le 561 persone tra di voi che mi hanno aiutato in questo. Senza di voi questo progetto non esisterebbe. Ascoltate anche l'episodio di Riflessioni senza trascrizioni che uscirà tra qualche giorno e io vi ringrazio per aver visto anche questo video. E io devo anche ringraziare i membri del podcast italiano Club che Rendono tutto ciò economicamente sensato, continuate ad aumentare in numero e questo mi rende molto felice. Come ho detto nell'ultimo episodio, tutte queste parole che metto qua in alto le trovate raccolte in un unico elenco. Magari qualcuno già lo fa, magari qualcuno di voi le scrive, ma io lo faccio per voi. E vi do anche la trascrizione integrale se vi serve. 3 dollari questo. 6 dollari episodio del podcast esclusivo tre parole per ogni video e episodio normale che faccio. Quindi se io faccio un video e un episodio del podcast normali. Voi otterrete altri due episodi bonus che sono di solito di mezz'ora circa perché parlo, parlo troppo, non riesco mai a fermarmi, come, come vedete non riesco. E parlo molto di etimologia, io amo l'etimologia, per esempio questa storia dell'auro, dell'alloro, io parlo di cose di questo genere anche sul podcast, ma anche di cose. Sul podcast Le parole, ma anche di cose più pragmatiche che vi possono aiutare più concretamente. Se vi possono interessare queste cose, andatevi a iscrivere, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Alla prossima!